E allora se tra noi c'è chi pensa che la via dopo 20 anni sia privatizzare le ferrovie e la RAI, prelevare 4 miliardi alle pensioni lorde sopra i 3.500 euro, avere un contratto unico e abolire l'articolo 18, tenersi la riforma Fornero al netto degli esodati, sposare la flessibilità e col sindaco d'Italia passare da un regime parlamentare a una repubblica presidenziale, è giusto che lo dica, è giusto! È giusto, ma è giusto dire, e io mi sento di dirlo qui, è giusto dire, io mi sento di dirlo qui, che quel disegno, quella visione, per me sono radicalmente sbagliati. E che parlare quella lingua e proseguire su quella strada non significa chiudere il ventennio, vuol dire riprodurlo. Magari ammodernato, con una nuova veste e nuovi testimoni, ma riprodurlo, dire che l'Italia è ridotta così per causa dei pensionati, per colpa dei sindacati, per colpa dei partiti, non è soltanto un'affermazione sbagliata. Non è soltanto un'affermazione sbagliata. Chi lo ha detto? Chi lo ha detto? Ha detto una cosa insopportabile, e mica perché al netto dei pensionati, partiti e sindacati non abbiano avuto limiti o compiuto errori, anche gravi, anche gravissimi, anche noi, ma è proprio la cultura che quella frase sostiene a spingere verso un racconto che porta fuori strada. Cambiare tutto, sì, questa è la sfida, ma devi dire dove lo vuoi portare questo paese, questo partito. Io non voglio riportarlo da dove siamo venuti, vorrei portarlo dove non siamo mai riusciti ad andare, in parte per paura delle nostre stesse convinzioni, per una subalternità ai nostri avversari. Ma noi non siamo il volto buono della destra, noi siamo la sinistra, siamo un'altra cosa.